Il 12 agosto, sul piazzale della Basilica del Santuario di San Francesco di Paola, è andato in scena il concerto dal titolo significativo Insieme per San Francesco. L'evento, di portata internazionale, ha previsto la costituzione di una grande orchestra sinfonica e di un coro composti dai migliori rappresentanti delle realtà musicali calabresi. I festeggiamenti per questo sesto centenario sono iniziati il 27 marzo e proseguiranno ancora fino a ottobre, però credo che questa sera si sia toccato l'apice, insomma il culmine dell'intensità delle celebrazioni, con uno spettacolo straordinario che è il frutto di una collaborazione importante, delle sinergie che abbiamo potuto attuare con la Regione Calabria in particolar modo, che insomma ha seguito insieme a noi passo passo la realizzazione di questo evento e degli altri ai quali abbiamo già potuto assistere. Insomma, uno straordinario tributo a San Francesco questa sera, peraltro realizzata grazie alla partecipazione di 300 musicisti provenienti da ogni parte della Calabria e anche dall'estero. È stato, ritengo, uno spettacolo di grandissimo spessore, di grande intensità, il modo giusto insomma per ricordare che Paola è la capitale morale della Calabria, insomma, e San Francesco è il suo più illustre cittadino. Considerata l'eccezionalità dell'evento, la Commissione regionale per le celebrazioni ha scelto l'associazione musicale Orfeo Stillo per realizzare un evento di tale portata. Intanto è uno degli appuntamenti che insomma abbiamo costruito faticosamente, lo abbiamo fatto con l'associazione Orfeo Stillo, abbiamo affidato loro l'organizzazione di questo grande evento a conclusione di lavori che si sono susseguiti per un intero anno in un'armonia con il comune di Paola, il sindaco Ferrari, con i minimi di Paola. Insomma, alla fine il lavoro paga, il futuro è un lavoro quotidiano, come hanno dimostrato questi 300 ragazzi che erano sul palco questa sera e che hanno dato prova che insomma il talento in Calabria c'è, va coltivato, va esaltato, e noi stasera abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere esaltando le abilità dei giovani calabresi. Ad aprire la serata è stato il brano più celebre dedicato al grande taumaturgo, San Francesco di Paola che cammina sulle onde, interpretato dal giovane pianista paolano Alfredo Salvatore Stillo. Successivamente l'orchestra, diretta dal noto direttore maestro Bruno Tirotta, ha eseguito la Mass for the Peace, The Armed Man di Carl Jenkins. Siamo estremamente soddisfatti di questo grandissimo risultato raggiunto con il nostro progetto Insieme per San Francesco e l'evento del musicale del Secentenario, Concerto per la Pace e il Dialogo Interreligioso. Abbiamo veramente unito tutta la Calabria musicale, la migliore Calabria musicale, per omaggiare il nostro santo, e questo anche per lanciare un messaggio in questo da questa terra, un urlo da questa terra, che è una terra aperta all'accoglienza e all'integrazione quotidiana, è un urlo al mondo. La pace si costruisce anche attraverso il dialogo interreligioso, e la Calabria non è solo terra di malaffare e di cose negative, è una terra di grandi talenti, di grande creatività, di grande tenacia.